Buongiorno ragazze, sono tornata un po' in ritardo, però con il video dei preferiti di novembre. Purtroppo questo mese non ho tanti prodotti da mostrarvi, però ve li faccio vedere lo stesso, come al solito appuntamento. Direi di partire dai bocciati, che sono solo due, fortunatamente. E il primo non è prettamente un prodotto di trucco, ma è questo qua. Vedete? È uno shampoo, è lo shampoo della Santé, Bio Ginkgo e Oliva. È uno shampoo curativo per i capelli riparati, insomma un po' rovinati come sono i miei. È molto comodo con questo applicatore classico dei saponi, bello grande, non so, sono 500, esatto, sono 500 ml. Perché non mi piace? L'avevo preso proprio perché i miei capelli comunque tendono sia a lucidarsi, poi sono tutti molto, molto sfibrati, molto rovinati, insomma, sono proprio debolini, fragilini. Niente, allora l'avevo preso per magari evitare l'effetto secchezza, però per non rovinarli ulteriormente, per non seccarli ulteriormente. Il problema di questo shampoo è che se non ci applicate un balsamo corposo, vi lascia i capelli che sembrano paglia, quindi li secca tantissimo. E insomma, no, non è questo assolutamente l'effetto che voglio. Proprio al tatto si sente che sono paglia, quindi no, bocciatissimo. E applicargli sopra un altro balsamo solo per, diciamo, contrastare col suo effetto non mi sembra il caso. Quindi no. Secondo prodotto bocciato. È un ni ed è questo qua, il Professional di Benefit. Allora, io ho provato sia lui che c'era la mini size omaggio. Allora, in realtà il prodotto mi piace molto, vi farò comunque una recensione approfondita perché credo possa interessare. È un primer colorato siliconico, ovviamente, che va proprio a coprire i pori dilatati. Io soprattutto ne ho tanti in questa zona, quindi cosa ho fatto? Per un po' di tempo, tutte le mattine lo usavo, non su tutto il viso, però soprattutto qua e qua. Mi sono accorta, e sì, cioè nel senso color carne in effetti li va un pochino a riempire, si vede un po' la differenza, non è così netta, però si vede leggermente quando dopo vi date il fondotinta, magari fate il confronto. Però mi sono accorta che dopo un po' a me qua sono venuti fuori tutti dei brufoletti, tutte delle imperfezioni, cose che così tanto non avevo mai avuto. Poi ho smesso di usarlo e piano piano sta andando via. Quindi io metto le mani avanti, non lo so se è stato lui, però è anche vero che è comunque un primer completamente siliconico. Quindi per quanto mi riguarda io lo metto nei bocciati perché ni, non è un prodotto, non voglio rischiare. Magari comunque continuerò sicuramente ad usarlo, anzi, sicuramente. Però una volta, ecco, quando esci la sera, quando hai bisogno di un trucco un po' più omogeneo, però non assolutamente da tutti i giorni. Poi direi finiti, passiamo ai prodotti preferiti. Sono di 3-4 tipologie completamente diversi. Il primo è lui. È un balsamo ai girasoli di Kiehl's. L'avevo preso sempre per dare un po' di forza ai miei poveri capelli. Ed è fantastico, infatti andrò a ricomprare sia lui quando lo finirò che il suo shampoo, perché è veramente bello, vi lascia, io vi faccio sempre il mio impacchino, poi lo lascio agire per un paio di minuti e poi lo risciacquo. Lascia i capelli morbidi, setosi, sembrano anche nutriti, quindi mi piace tanto. E lui quello che vi dicevo che usavo con lo shampoo che non mi piaceva, che non si vedeva, quindi l'effetto brutto. Però lui è veramente consigliatissimo, è anche abbastanza naturale, quindi siamo tutti felici. Poi, secondo prodotto, matita per sopracciglia Kiko. Io ne avevo sentito parlare un po' di volte, sinceramente. Eccola qua. Vedete, come carina. C'è anche il suo temperino dentro, che non vi faccio vedere se non mi cade. E ne avevo sentito parlare bene, quindi mi sono convinta a comprarla e ho fatto bene. È molto 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 carina. Allora, le sopracciglia lasciate stare che sono state fatte un po' in fretta, però sono fatte con questa ed è veramente molto molto bella, quindi mi piace, ha un tratto preciso, ancora più sottile degli altri. È un po' un misto tra un pastello e una cera, un colore vabbè, perfetto per me. Mi piace molto, 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 molto. Poi, un prodotto preferito, lui.
Smalto della formula X bianco, allora già intanto il packaging che abbia il suo cappuccino è bellissimo. E cercavo questo bianco gesso da fare sia come base per altri tipi di smalti, di nail art, che proprio per fare solo la passata bianco gesso. E lui, niente, ne avevo visti vari e lui mi ispirava. E in effetti è molto molto bello. Non ho altri smalti formula X, però questo mi piace, quindi assolutamente approvato, approvatissimo. Lasciate stare le mie unghie adesso che sono un po' rovinatine, però lui è bello. Da qualche parte ho messo un paio di foto con lui e quindi sì, mi piace un sacco. E una cosa carinissima, questi sono delle striscette, vedete, molto molto sottili qua. E che vanno applicate sulle unghie e fanno tutti questi decori. Sono della Essence, eh? Sono di tre colori: nera, argento, questa qua, e quella che si vede meno, che è fucsia, tipo questo. Io in realtà le uso in due modi: sia sopra, in modo che rimanga la striscia che si veda, sia come poi da tirar via, quindi da dare una passata di bianco, come vi dicevo. Poi metto tutte le striscette nel modo che voglio, do il colore, tiro via le striscette, così viene questo effetto sotto le striscette bianco. Mi piacciono un sacco, veramente, veramente tanto. Quindi ve le consiglio anche perché costano 2 euro, 3 euro, no, forse neanche. Quindi insomma, ce la si può fare. Niente ragazze, ho finito, sono stata veloce, spero, mi dispiace appunto avere pochi prodotti, ma ne ho provati appunto pochi. Vi farò comunque il video dei prodotti invece che sto testando questo mese, che sarà sicuramente, faccio sì appunto il video dei prodotti un po' più nuovi, che ne ho veramente tanti da testare, poi vi racconterò meglio. Vi mando un grosso bacio e spero a presto, quindi alla prossima. Ciao ragazze!